2012, per cui ho verificato a seguito delle segnalazioni, ho fatto il percorso a ritroso e in effetti il comune di Bussero e il comune di Melzo, in particolare il comune di Melzo, ha fatto delle osservazioni di merito perché stava in quel momento facendo il PGT e quindi sostanzialmente ha detto che avrebbe riportato all'interno del PGT le eventuali criticità, le avrebbe verificate e quindi successivamente sarebbe intervenuto con delle altre osservazioni. Il comune di Bussero in realtà ha fatto una serie di osservazioni molto tecniche, chiedendo che chiedendo una serie di delucidazioni, una serie di chiarimenti sulla tecnologia che sarebbe stata utilizzata, che tipo di interventi, che tipo di impatto, piuttosto che tutta un'altra serie di questioni. Per quanto invece riguarda, per cui è stata una risposta volutamente d'ufficio, non era una risposta politica. Per quanto riguarda, per la mia esperienza che ho di amministratore, io faccio l'amministratore dal 1994 con una breve pausa di un paio d'anni, sempre come consigliere comunale e adesso da sindaco, posso dire che di queste richieste alle macchine comunali di osservazioni, di rilievi, di interventi, ne arrivano a decine all'anno. Per cui andare oggi ad indagare se un comune ha fisso, che è anche un atto meccanico, non è che c'è un riscontro tecnologico, all'albo pretorio è estremamente... Io non credo che la battaglia vada combattuta su questo piano, sul piano della battaglia legislativa, della battaglia amministrativa o tecnico-amministrativa, perché non è lì che si esce dalla questione, ecco. Io ritengo altro rispetto a tutti, però io non lo so perché 35 su 37 comuni non è nel 2000. È curioso questo dettaglio. È curioso. Il comune di Bussero è quello che è l'unico e ha messo alcuni paletti interessanti. Ma la mia domanda non era, forse non mi sono spiegato. Non dato sulla pubblicazione, ma sulla ricevuta della comunicazione. Perché imponeva inviare la comunicazione. La delibera della regione impone che ci sia stato questo passaggio. Se questo passaggio non c'è stato, questo rappresenta un difetto amministrativo. Ma intendi agli 35 comuni che non hanno risposto? Io penso da parte della regione verso di voi. La regione no. Penso che vada di questo. Su questo non c'è dubbio, perché la Mecol quando ha scritto in copia a tutti i comuni. Non è questo il tema, il comune non ha risposto. Questa è una situazione. L'hanno presa, l'hanno messa lì, perché è stato. Cioè, c'è un dato che otto amministrazioni su 10 nel nostro paese, di fronte praticamente alla ricezione di questa documentazione, no, di istanze per i progetti, per i servizi di ricerca, non risponde. Non è, cioè, è proprio un dato di 8 amministrazioni su 10. In questo caso, magari, da quello che su io, le comunicazioni sono arrivate a tutte le amministrazioni, o per via posta o per posta elettronica certificata, che poi sia avvenuta la pubblicazione nell'albo pretorio, questo non lo sappiamo, la cosa certa è che due sole amministrazioni su 37 hanno presentato le osservazioni, per le altre 35 è scattato il silenzio assenso, cioè è una legge del cavolo del nostro paese, condivisibile o non condivisibile, ma è la legge, tu non rispondi entro i termini prestabiliti, scatta il silenzio assenso. E su questa cosa il dato di 8 amministrazioni su 10, in Italia sono 8 amministrazioni su 10, questa è la media, scatta il silenzio assenso. Cosa significa? Significa che in tutti quei procedimenti successivi ovviamente si è esclusi dall'iter, eventualmente poi i comuni rientrano solo nel caso in cui il loro territorio è interessato da una perforazione di un pozzo esplorativo per il quale è obbligatoria la presentazione della valutazione di impatto ambientale. Dal mio punto di vista è un dato di quelli dell'8 su 10, per me è un punto di vista drammatico, perché significa che un controllo molto, molto basso, no? Di quello che potenzialmente può succedere su un territorio. Questo è... Io aggiungo solo una cosa, che secondo me noi dobbiamo in effetti stare attenti alla fase successiva, perché diciamo tra maggio e giugno in effetti la società dovrà individuare
flussi esplorativi. E quindi lì parte di nuovo il processo per la via. Chiaro, è lì che in effetti le amministrazioni poi dopo non devono cadere nella stessa situazione dei 35 comuni per silenzio assenso. Quindi cercare di creare un movimento, cioè un diciamo muovere le coscienze, in effetti serve pure in effetti per sensibilizzare quei cittadini di quelle zone che noi non conosciamo ancora, perché la società logicamente oggi non interviene in un dibattito pubblico perché dice io non so darvi delle risposte di dove andrò a fare quei pozzi, ma questo quando lo saprà in effetti in primavera, e nel momento che lo saprà poi dopo ci sono i 60 giorni canonici per le osservazioni. Allora è lì che dopo bisogna andare a sensibilizzare la cittadinanza agli effetti del posto e in particolar modo le amministrazioni locali che hanno in carico questo problema. C'è qualcun altro? Ok, prego. Vorrei venire lì perché non ho una voce molto forte. Vorrei per darmi l'aria. Si sente? Sì, sì. Io sono preoccupato, ho molte perplessità su queste attività che si prospettano. Abbiamo il territorio completamente sconvolto dalla Bebene, dalla Tenua, un'intera area a verde con piante di alto gusto è scomparsa, abbiamo un terreno completamente devastato da questi cantieri, da questi lavori, mostruosi. Adesso ci manca solo che cominci a trivellare, a bucherellare la zona che ci sta intorno e dopodiché non si sa che cosa succederà. E quindi io penso che sia venuto il momento di mobilitarsi, perché se i comuni dormono, e il nostro comune, tanto per fare un esempio, è tra questi. Se le istituzioni se ne lavano le mani, la regione Lombardia mi sembra che abbia proprio avuto un atteggiamento a Ponzio Pilato, quindi parte, io faccio finta di non sapere. Le altre istituzioni agirono le leggi, le norme che esistono non vengono rispettate. Allora io dico che i cittadini sono stupidi. Sono quelli che non vogliono più vedersi i propri diritti calpestati e ignorati. Sarebbe ora, da questa sera, perché per fortuna siamo tanti qua. Io sono veramente orgoglioso di partecipare a un'assemblea così numerosa, che ci costituissimo in comitato permanente con la presenza di esperti, che questo comitato si ponga come contropartita verso le istituzioni, che periodicamente faccia il punto della situazione e che si presenti, chiede che venga reso conto di tutte le operazioni, di tutti sporche o no che vengono effettuate. Su queste ipotetiche trivellazioni non si sa niente, non si sa quanto petrolio ci potrà essere, gas naturale ci potrà essere. Quindi può anche succedere che bucherella dappertutto per la firma se ne vanno e lasciano il territorio al capo. Chi lo ripristina? Quali sono i danni nel breve e nel lungo termine? Ci sono anche rischi geologici. Alcuni pensano che a furia di continuare a martellare e a trapanare possa anche succedere rischi, sì, possa essere anche eventi sismici. Poi ci sono tutti i rischi ambientali sulla salute, eccetera, eccetera. È un problema gravissimo che coinvolge un'area molto grande e popolata della nostra regione. Quindi, sommando tutti i disastri che stanno combinando a questo, io penso che sia arrivato il momento di dire basta, i cittadini non ne possono più, di avere degli amministratori incompetenti, assenti, di aspettare semplicemente quello che succede, perché se noi continuiamo ad aspettare, state tranquilli che troveranno il modo di ignorarci e di bypassare tranquillamente, di metterci davanti al fatto compiuto. Dopodiché cosa faremo? Allora, anche qualche altra domanda e poi diamo delle risposte. Io c'era due domande.
vicino. La prima, non ho capito il passaggio tra regione e comune riguardanti le via. Se la regione ha detto no via, come mai quel comune può riproporre il percorso? Perché mi è sembrato che la regione avesse detto andate pure. Seconda faccenda, riguardante il Naviglio, pare che sia in secca, noi abbiamo sentito dire che fosse in relazione la secca prolungata fino a maggio con queste attività. L'ho sentito per la prima volta, è un rumore che non ha fondamento, per sapere. Perché la secca pare durerà fino alla primavera dell'anno prossimo. Signore, nel senso che io vivo da Gessate, sembra quasi che le reggenti di Gessate, non so se va pure il Gessate qua. Cioè, ho chiesto se uno che parla di queste cose dalla terra, qui là mi sta facendo davanti casa, no? E chiedendo un giro così un po' tra i gessatesi, così, se qualcuno aveva ricevuto il formativo, no? Boh, cioè tutti un po' credono di noi. Sembra quasi questi problemi qua, sono io pessimista, o mi chiedo, cioè c'è la gente, la mi sembra che a volte vi propone un mondo un po' tutto loro. Ma se noi siamo, ci uniamo, siamo tanti, riusciamo a trovare questi interessi, sono interessi, cioè riusciamo un popolo, cioè la nostra popolazione riesce a fermare queste cose. Certo. E quindi cioè, come possiamo scuotere gli animi di queste persone? Perché c'è gente proprio che a volte sta attaccata la sera davanti al computer e preferisce stare a venire qui a sentire queste cose. Io sono venuto da Gessate con la mia macchina stamattina, stasera sono prendendo i miei figli alle 4:30 della scuola e ho sparso un po' la voce e nessuno me ne vengo anch'io. Cioè mi domando, questi problemi sono gravi, voglio dire, come mai si parla solo così, non si riesce a anche congessare, non lo so, unire un po' tutti i comuni, perché adesso è un'altra cosa, poi finisco, anche Gessati hanno un problema della tempo, e vogliono fare anche questa prima, come si chiama quest'altra strada? La Brebemi. La Pedemontana non è qua, è verso, cioè è già stato, non è il centro del mondo. La Cassanese bis, no, c'è la Brebemi, la Cassanese bis. Meno fare il tavolo, non ci faccio mancare niente. Allora, meno fare il tavolo, meno fare il tavolo. Poi mi passerà tutto sotto la testa, cioè non so, ma non so, non è che poi mando il link. Allora, facciamo prima un video di risposte, se non c'è tempo. Allora, immediatamente sulla questione dell'asciutta dell'artesana, cioè sulla questione del Naviglio, in effetti si devono rifare gli argini in alcune zone, quindi non c'è, tagliamo subito così. Sulla questione della via, dopo anni e anni, dopo anni e anni di attesa, sono anni che aspettiamo questi lavori, speriamo che non sia un po' di anno. Quindi sulla via vuoi rispondere tu con la questione di Novara? Cioè così. No, sulla via niente, rispondo praticamente la regione, la regione Lombardia esclusa dalla via il progetto, di fatto praticamente. Allora, il primo procedimento che bisogna dare con noi, perché infatti i passaggi sono diversi, alla presentazione praticamente del progetto del progetto mezzo presso i comuni, avviene praticamente a maggio del 2011, i comuni avevano 45 giorni di tempo per presentare le osservazioni. Non presento l'osservazione, vabbè, è una storia che già sappiamo. Ma andiamo avanti, andiamo superata questa diciamo fase. La regione ha recepito le osservazioni del comune di Bussola e del comune di Melzo, quindi è andata a finire in un iter che doveva portare diciamo alla
alla decisione da parte della regione di assoggettare a via o non assoggettare a via il progetto. Quindi siamo già in una, diciamo, in una seconda parte di iter. Quindi la regione, valutando il progetto, valutando le osservazioni, quindi acquisendo i dati a disposizione, dice che per lei, no, questo progetto non andava assoggettato a via, spiegandone i motivi. Quindi nel momento in cui non lo assoggetti praticamente a via, a rispondere, diciamo, a livello di tutela sono le leggi.